signora Presidente, lei ha ricevuto l'invito da parte della comunità e ha aderito volentieri, lei è qui stasera con l'assessore. Con l'assessore Cigolotto, ovviamente l'assessore della cultura del comune di Udine, proprio perché ovviamente siamo vicini, ma siamo ovviamente per l'attenzione che vogliamo dare a tutte le comunità che vogliono e che hanno il piacere ovviamente di stare in questa nostra bella città e che vogliono ovviamente integrarsi, ma allo stesso tempo portare anche i loro valori che devono essere ovviamente condivisi e soprattutto anche in una struttura dove permette anche l'integrazione con le persone vicine. E nell'attenzione, perché l'educazione appunto che si ha anche nel mese della fine del Ramadan, giusto? È una educazione anche al rispetto, all'utilizzo del proprio corpo e tutta una serie di cose, che sono principi ovviamente che sono anche i nostri, tra virgolette. Certo, ecco, è un principio di legalità innanzitutto che deriva dalla nostra Costituzione, quindi nel rispetto delle leggi e di quelle che sono anche i nostri valori, ecco, perché poi il rispetto delle altre religioni è qualcosa che diciamo noi sentiamo come un principio assolutamente appunto sacro, ecco, e non consideriamo assolutamente gli aspetti, come dire, negativi. Le culture sono tutte portatrici di valori positivi. Ecco, a proposito di valori positivi, l'apertura che questa comunità dimostra nei confronti della città di cui vuole sentirsi parte integrante e attiva, come viene vissuta da questa amministrazione che mi sembra sia al primo contatto ufficiale con la comunità islamica? Con la comunità islamica sì, in effetti da quando ci siamo insediati oggi è il primo contatto. Io ho ricevuto l'invito dal vostro referente e ci siamo sentiti in questi... No, non il mio, eh. Del referente, ecco, sì, della comunità, non so come chiamarlo, ecco, referente della comunità islamica, rappresentante. Sì, io invece sono già stato anche con la comunità marocchina, abbiamo già fatto anche un passaggio anche assieme, sono andato alla loro inaugurazione in via Battisti, per cui da questo punto di vista c'è stato già un passaggio e anzi un cercare un momento anche di portare dei valori comuni, soprattutto per quanto riguarda le problematiche anche sul lavoro e quant'altro, perché sono problematiche sentite, perché stiamo vivendo tutti assieme con queste problematiche. Certo. E poi gli incontri con le varie comunità nazionali che sono presenti, ce ne tantissime, diciamo che da quando siamo insediati li abbiamo avuti costantemente, ecco. Io mi ricordo che proprio all'inizio lo scorso mese di giugno, e si ripeterà anche quest'anno, viene promosso questo Festival delle Culture che noi ospitiamo anche all'interno del palinsesto dell'estate in città, e sono dei momenti molto belli, insomma, ecco, che peraltro mi riportano un po' anche al mio passato di amministratore provinciale, ecco, quando avevamo appunto promosso varie iniziative, e fra queste anche proprio la costituzione dell'Unione delle comunità qui presenti nel nostro territorio. Quindi, prego, stavo dicendo. Stavo dicendo che l'integrazione proprio anche da questo punto di vista è proprio fondamentale sui principi, perché tutti stanno lavorando, perché la ricerca del lavoro, la ricerca della crescita per i propri figli, quando sono tutti i valori comuni che in una città, in un'integrazione di una città, sono assolutamente da parte di un'amministrazione prioritari, e quindi chi si vuole integrare, chi ha questa attenzione per il lavoro, perché ovviamente in primis questo, cioè chi, quindi anche il discorso della sicurezza e quant'altro è vissuta da parte di tutti, perché io lo sto sentendo che è un problema comune, che non è un problema di fede e quant'altro, è un problema anche comune. E quindi, perché ho anche diversi amici ovviamente musulmani dove ci si confronta anche su alcune cose, e la richiesta che mi viene chiesta è il rispetto delle leggi e il rispetto delle cose da parte di tutti, anche da parte nostra, anzi in primis da parte nostra, perché noi siamo arrivati e abbiamo bisogno ovviamente e voglia di stare assieme e di crescere assieme. Questo è quello, penso, che sia il principio e la voglia di tutti. Cosa vogliamo per i nostri figli? Quindi no? Crescere insieme, crescere anche insieme con i musulmani che
ci tengono particolarmente alla vostra presenza, alla presenza della massima istituzione cittadina in un'occasione importante per la loro comunità, qual è una rottura del digiuno di questo mese di Ramadan. Assolutamente, ma rispetto a che dicevo prima, rispetto sulla cultura e sul corpo, perché a me colpisce molto questo aspetto che c'è anche nel Ramadan, che magari qualcuno non può, sulla pulizia, sulla cosa, che sono valori che sono comuni, devono essere comuni. Certo. Non possono essere solo di una parte, perché fanno parte di una storia, è una parte di una storia umana. D'accordo, assessore, ci sono punti in comune, sono più i punti che ci separano? Ma no, assolutamente, sono più i punti che ci uniscono. Ma io penso alla presenza delle famiglie nel nostro tessuto cittadino, nella nostra comunità, ce ne sono ormai tantissime, provenienti da decine di paesi. Queste famiglie si sono integrate nel campo del lavoro, come ricordava il presidente Berti, ma ricordiamo nel campo della scuola, abbiamo tutti, praticamente tutte le nostre classi elementari, dove ci sono questi ragazzi nelle scuole medie, nelle superiori. Quanti universitari? Universitari. Scuola, perché oggi c'è l'università in festa, a Udine, esatto, quindi ecco. Ricordiamo anche questo. E poi anche nella vita associativa, sono molto presenti, attivi, e colorano sicuramente questa nostra città in modo molto, molto, come dire, vario, ma bello, positivo, ecco. Ecco, un'ultima domanda a tutti e due. Sì. Scusi se la interrompo, questa ci tengo particolarmente. La presenza straniera è fonte di arricchimento, questo siamo d'accordo tutti, ma ogni tanto in certe circostanze è fonte di frizioni. Sì. Prendiamo Borgo Stazione, che è un quartiere che non ha più pace e che si è trovato di fatto uno stigma. Come combatterlo? Soprattutto per il bene di quel quartiere, dei suoi abitanti, dei suoi commercianti. Allora, da parte, io dico, è proprio la ricerca sulla sicurezza. Contanto, facciamo anche un caso a questo aspetto. Diverse segnalazioni di utilizzi impropri e di commerci illegali, parlo dalla droga e quant'altro, è stata fatta anche da parte di alcuni esercenti, ovviamente, di locali, che sono però arrivati e hanno la loro cultura e la cosa. Questo è fondamentale, perché significa che anche l'attenzione che hanno queste persone, e questo è l'esempio di integrazione, ma anche perché io non ammetto per me, per i miei figli, sono arrivato dall'estero, ho trovato il lavoro, mi integro e quant'altro, ma non posso permettere che ci siano questi episodi devianti che fanno sì che venga identificato invece, come Borgo e quant'altro, una realtà che invece era un occhiello e che vorremmo di nuovo riportare un occhiello, ma con l'aiuto di tutti, di quelli che ci sono in questo momento, che hanno le loro attività e che abitano in quel posto lì. Perché solo attraverso questo, ripeto, sono state anche alcune segnalazioni da parte di, questo parlavo con l'assessore Ciani, che sono state di cittadini e di altre nazionalità, di altre nazionalità che hanno fatto quello, che hanno voglia, ma è giusto che sia così. Sì, questa è l'intelligenza, certo, di queste persone che vogliono il bene per loro stessi, anche per i loro figli, scusate. Esatto, da questo punto di vista. Esatto, cioè quando si vive bene quartiere, vivono bene tutti, i cittadini di ogni nazionalità, non ci sono differenze. Ciascun padre, ciascuna madre vuole il bene dei propri figli e vuole tenerli lontani dalla droga, lontani da ogni tipo di devianza. E quindi questo è l'esempio che noi dobbiamo dare, tendendo la mano a tutte queste comunità che condividono questi principi e questi valori. Ecco, scusate, c'è un impegno da parte del comune, dell'amministrazione, a intervenire in quel quartiere, non dico per riqualificarlo, ci vorrebbero molte risorse, ma comunque per cambiare rotta, come vogliono, come voi stessi sottolineate, gli stessi commercianti stranieri, residenti. È stata fatta, mi sembra, anche recentemente, ovviamente una bella iniziativa, ovviamente anche nella via Roma, che prendendo lì, sì, anche dalla parte culturale, con le varie attività e quant'altro, la parte sportiva. Sì.
penso che siano tutti segnali di una voglia assieme, ripeto, assieme, di fare questo passaggio, recuperare il proprio, la propria dignità, il proprio territorio, per non far sì che vincano, ovviamente, che sono minoritarie, perché siamo assolutamente convinti che siano minoritarie, queste devianze. E le devianze vanno combattute assieme, fra virgolette. Assieme, io non so come dirlo, cioè, c'è la voglia di fare questo. C'è l'aspetto legato alle competenze delle forze dell'ordine, ma quelle si sviluppano, si esercitano in ogni angolo del nostro territorio. Però dopo c'è la presa di coscienza e l'impegno anche delle famiglie, dei singoli e della comunità. Ecco, questo, se si crea questo clima di reciproca fiducia, ecco che questi fenomeni per loro natura sono destinati a essere emarginati. Esatto. Chiedo scusa, quando qualcuno mi sottolinea, la ricetta dell'amministrazione comunale è i vigilantes e il coprifuoco, e quindi potrebbe essere un metodo molto brusco per risolvere un problema complesso. La vostra risposta? Una volta che noi estirpiamo alcuni tipi di devianze, perché è necessario anche essere magari in alcuni momenti anche un po' rigidi, un po' duri, ma questo è per il bene di tutti. Ripeto, le prime segnalazioni sono state fatte recentemente dall'intervento del questore, se vi ricordate il questore precedente ha fatto quegli interventi lì, ma su segnalazione, perché le abbiamo viste, ovviamente ci sono tutte le indagini, quindi non voglio andare a svelare alcune cose delle indagini, ma sono state fatte esattamente anche su segnalazione proprio dei titolari dei locali, che sono esattamente persone che si sono integrate, che hanno voglia ovviamente di avere e riportare la cultura. Quindi già questo è bene. Ovvio che ci serve anche un momento in cui hai una, fra virgolette, un'imposizione un'imposizione di una legalità. Non stiamo parlando, le leggi siamo in Italia e vanno applicate. Allora a questo punto non è per il bene di tutti che stiamo facendo, non per il bene di qualcuno, non è per il bene degli italiani, è per il bene di tutti, lo sottolineo. Una conclusione, i musulmani vi invitano volentieri, ci sarà un giorno in cui sarà reciprocità e magari il comune vi inviterà ufficialmente a qualche iniziativa ufficiale, come per esempio i musulmani stessi hanno partecipato di propria iniziativa alle celebrazioni del 25 aprile. Assolutamente sì, ce ne saranno tantissime altre occasioni. Tutte le iniziative del comune sono aperte a tutti. Allora, non il comune, solo del comune è l'istituzione, è la più vicina, che rappresenta tutti. Se ci sono dei momenti in cui questa presenza vuole essere, come dire, rappresentata in forma di comunità, eccetera, non vedo. Quindi io, dialogo permanente, insomma. Dialogo permanente, sì. C'è anche una piccola. Un momento che potrebbe essere anche a breve, la festa della Repubblica. Domenica abbiamo la festa della Repubblica. Esatto. Perché non poter partecipare? Ne parleremo a cena. Questo è una battuta. Bene, grazie. Grazie.